L'artista di origini biturgensi Gino Pigolotti, reduce dal successo di New York, dove l'agosto scorso ha esposto in una prestigiosa galleria d'arte, ha ricevuto un altro importante riconoscimento per la sua carriera. È stato infatti premiato nella sezione pittura della 29esima edizione del Premio Firenze 2011 e dal 7 al 14 gennaio ha esposto il quadro premiato nel Caffè Giubbe Rosse a Firenze. «Avevo partecipato ad altre selezioni, ma non avevo mai raggiunto questo traguardo», ha dichiarato l'artista, classe 48, approdato all'astratto dopo molti anni esercitati nel figurativo. «Lo spazio di quest'opera non finisce dentro i limiti segnati», sottolinea la critica d'arte Francesca Meocci, «ma continua oltre, verso un tempo e un luogo che non conosciamo e che solo a volte riusciamo ad intravedere». L'artista offre a chi guarda un'opera senza titolo e la soddisfazione di poter scoprire qualcosa di diverso e non visto. Ma non è tutto. L'artista ha inoltre partecipato alla manifestazione Frammenti di storie tra la storia, al Museo Storico della Fanteria a Roma. Ha inoltre ricevuto l'invito a partecipare al Premio Sant'Ambrogio per l'Arte, in programma fino al 18 dicembre scorso a Milano. Il risultato